Ciao da una pugliese adottata da Milano. Ma sapevate che Milano è più vicina a Parigi di quanto pensiamo? Sì, perché il gruppo francese SNCF, cioè uno dei più grandi gruppi di trasporto in Europa, dall'inizio di quest'anno ha riaperto le vendite dei biglietti TGV Inouï. Sto parlando di un treno comodo e ad alta velocità che collega Milano a Parigi. Questa potrebbe rappresentare una comoda soluzione per chi non vuole barcamenarsi in aeroporti affollati. Quindi una soluzione comoda, vantaggiosa, ma anche sostenibile. Vediamo nel dettaglio come è strutturata la tratta. Il servizio prevede un collegamento da Milano a Parigi, passando per Torino e Oulx, prima di oltrepassare il confine. È quindi una tratta che potrebbe essere sfruttata anche da chi non ha intenzione di raggiungere la Francia, ma vuole restare in Italia e quindi spostarsi solamente per fare visita alla mole o per una passeggiata sulle montagne di Oulx, pagando solo 10 euro di biglietto del treno. La partenza da Milano è sempre prevista dalla stazione di Porta Garibaldi. Ad oggi è disponibile una sola tratta al giorno, con partenza alle ore 14:10. Poi quindi è prevista alle 15:41 una fermata intermedia alla stazione di Torino Porta Susa, per poi raggiungere la stazione di Oulx alle 16:33. Infine, l'arrivo nella stazione della capitale francese è previsto alle 23:14. I treni che procedono invece in senso contrario, quindi da Parigi a Milano, partono ogni giorno alle 14:48 e arrivano a destinazione alle 23:10. Come si legge sul sito di SNCF, però, a causa della frana avvenuta nella valle della Maurienne il 27 agosto 2023, il traffico ferroviario è interrotto in entrambe le direzioni. Per questo motivo, quindi, ad oggi il viaggio è articolato in questo modo. I passeggeri viaggiano in treno da Milano fino a Oulx, poi salgono a bordo di un bus sostitutivo nel tratto da Oulx a Saint-Jean-de-Maurienne, per poi risalire a bordo del treno per l'ultimo pezzo di tragitto da Saint-Jean-de-Maurienne a Parigi. Le stesse modalità valgono sia per l'andata che per il ritorno. Inizialmente la data di riapertura della linea ferroviaria era stata indicata tra novembre e dicembre di quest'anno, ma pare che i lavori necessari siano più complessi di quanto previsto a causa dell'instabilità della falesia. La linea quindi riaprirà nel primo trimestre del 2025, a patto che non si presentino nuovi gravi rischi geologici. Con la riapertura completa della linea potranno essere resi disponibili 3 collegamenti al giorno, mentre ad oggi, come dicevamo, è disponibile solo un collegamento di andata e uno di ritorno. L'intera tratta è acquistabile con un biglietto unico, è accessibile a partire da 39 euro e disponibile sui canali di vendita abituali, sul sito e l'applicazione SNCF Con e presso le agenzie di viaggio autorizzate SNCF. E voi conoscevate questo metodo alternativo per raggiungere la capitale francese? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere in un commento e alla prossima!